Abbiamo visto l'altra volta che nel corso della risoluzione di un'equazione di termo grado letterale è stato necessario scomporre in fattori o raccogliere il fattore comune. Adesso vediamo un attimo di chiarire questo punto che l'anno scorso non l'abbiamo fatto. Invece sono sicuro che ricordate l'operazione di moltiplicazione tra un monomio e un polinomio. Facciamo un esempio. Vabbè, composizione. La composizione ha lo scopo di scrivere un polinomio, quindi la somma di più monomi, come un prodotto tra diversi polinomi più semplici. È come quando scomponevate i numeri in fattori primi, 15, 3 per 5 e via dicendo. Ok? E consta di diverse tecniche. La prima, quella più semplice, è quello che facciamo adesso, si chiama raccoglimento a fattore comune. Ok? Esempio. Vi ricordate quando abbiamo fatto l'operazione di moltiplicare un monomio per un polinomio del tipo 3x per 2y più x più 4. Questo è un monomio, questo è un trinomio. Ok? Cosa ottengo? Beh, per moltiplicare devo prendere questo monomio e moltiplicarlo per ciascuno dei monomi dentro la parentesi. 1 per il secondo e per il terzo. E ottengo 3x per 2y che fa 6x. Poi più per più fa più. 3x per x 3x alla seconda, più per più ancora più. 3x per 4 12. Qui si pone l'esigenza di fare il procedimento inverso. Cioè, avete un trinomio e dovete vedere se si può scriverlo come un monomio per un trinomio opportuno. Ok? Come si fa a vedere questo? Beh, qui abbiamo 1, 2, 3 monomi. E per riuscire a scrivere in questo modo bisogna vedere se questi tre monomi, 4 se fossero 4, quelli che ci sono, hanno dei fattori comuni. Mi spiego meglio. Il simbolo x c'è dappertutto. Nei tre monomi x c'è dappertutto, con potenze diverse, ma c'è. È un fattore comune. Poi ho 6, 3, 12. 6 e 3 e 12 hanno il 3 come fattore comune. Mentre per esempio l'y c'è solo qua. Y non è un fattore comune. Ok? Quindi, che cosa mi interesserà cercare? Cercare i fattori comuni con la potenza più bassa, che sono quelli che devono essere dappertutto, perché x alla seconda c'è qui, ma qui no. Ok? Di conseguenza, dei tre monomi che ho a disposizione, cerco il massimo comune divisore. Se trovo un monomio che è il massimo comune divisore, quindi posso raccogliere un fattore comune, se no non posso. Qual è il massimo comune divisore di questi tre monomi? Beh, c'è la x dappertutto,
La potenza più bassa qui appare è 1, quindi c'è x. Poi i coefficienti numerici hanno in comune il fattore 3. 6 è multiplo di 3, 3 è multiplo di 3, 12 è multiplo di 3. Il massimo comune divisore è 3x. Quindi posso scrivere, componiamo di prima, 6x più 3x alla seconda più 12x. Ripeto, ho già trovato che 3x è massimo comune divisore e 3x sarà il fattore comune perché so che è contenuto in questo, in questo e in questo. Quindi lo metto in evidenza a fattore. Poi qua dentro avrò sempre un trinomio, perché tre termini erano prima, tre termini troverò anche dopo. E che monomi metto? Beh, quello che ottengo facendo questo diviso questo, cioè la parte che avanza una volta dopo aver diviso la parte comune. Quindi 6 diviso 3, 2, x diviso x fa 1, non lo metto, e poi ho y. Più diviso più fa più. 3 diviso 3 fa 1, non lo metto, x alla seconda diviso x fa x. Più diviso più, più 12 diviso 3, 4 x diviso x fa 1, non lo metto. Ecco che ho scomposto il trinomio nel prodotto di un monomio per un altro trinomio. Ora se guardo bene 2x e 4 hanno quale massimo comune divisore? Solo uno, non hanno fattori comuni perché x c'è solo qui e c'è solo qui, y c'è solo qui. È vero che qui c'è il 2, qui c'è il 4, ma qui c'è 1, il 2 non c'è. Quindi la scomposizione, voglio dire, è stata fatta bene completamente se i tre monomi che hanno la parentesi mi danno come massimo comune divisore 1. Allora significa che ho raccolto nel modo più efficace possibile. Ho raccolto, come si dice, il fattore comune. Questa tecnica si chiama raccoglimento a fattore comune. Cioè metto in evidenza, se c'è, il monomio che è fattore, cioè contenuto come fattore in tutti quanti quelli che ho davanti. Ok? Se avessi raccolto solo x, qui avrei avuto 6, qui 3 e qui 12. E lì il massimo di 2 sarebbe stato 3, non 1. Bene. È più chiaro? Non è altro che la versione inversa, la moltiplicazione è un monomio o polinomio. D'accordo? Questo perché ci serviva quella volta? Perché volevamo scrivere x una sola volta. D'accordo? Se x è pari in più termini, devo raccogliere la x a fattore comune. Perché nell'equazione standard la x c'è una sola volta, non due. Altrimenti non riesco a identificare il coefficiente della x. Facciamo un altro esercizio. Posso andare avanti? Girare la pagina? Sono fattori comuni, cioè cercare il massimo comune divisore.
Occupiamo 5, 10, 15. Fattore comune è 5. Poi M sta nel primo, nel secondo e anche nel terzo. Solo che nel terzo è la seconda potenza, ma nel massimo comune divisore devo mettere i fattori comuni, solo quelli comuni, una potenza più bassa. Quindi metto M, poi N nel primo, nel secondo e nel terzo, nel secondo è N quadro, altrove è N, M per M. Questo con l'NCD, quindi il trinomio di partenza lo riscrivo mettendo in evidenza il massimo comune divisore, cioè il fattore comune, che è 5mn. Dopodiché il primo monomio dentro la parentesi sarà quello che ottengo dividendo 5mn e diviso 5mn, che fa 1. Sono uguali. Poi meno diviso più fa meno, 10 diviso 5 fa 2, m diviso m 1 non lo segno, n alla seconda diviso n, n 2, più diviso più, più 15 diviso 5 fa 3, m quadro diviso m, m e n diviso n rimane 1 non lo butta. Ecco fatto. Adesso questi tre monomi, 1, meno 2n e più 3m, non hanno nessun fattore comune. Quindi la scomposizione, o meglio, il caso di raccoglimento dell'uno, fa un po' di trattare. Questo è il risultato della scomposizione. Cioè, riscrivo il binomio come un prodotto di un monomio per un binomio. E scomposizione in fattori. Questo sarà essenziale quando più avanti faremo le frazioni algebriche, cioè dove ho monomio, polinomio al denominatore, e prima di semplificarle, come facciamo con i numeri, bisogna scomporre i fattori. Quando ho una alle medie avete sicuramente fatto, semplificare le frazioni, cosa significa? Significa scrivere in modo tale che mantengano lo stesso valore, ok, ma siano, abbiano numeri più, tra virgolette, più piccoli possibile, anche se sul libro non dice così. Perché? Perché posso togliere i fattori comuni, ma prima di togliere devo sapere quali sono. Allora, prima scompongo i fattori, 20 è 4 per 5, 16 è 4 per 4. Il 4 c'è tutte le parti, 4 diviso 4 fa 1. Questo vale 5 quarti. Adesso questi due numeri non hanno nessun fattore comune, hanno massimo comune divisore 1. Quando questo accade si dice che la frazione è irriducibile, non posso semplificare ulteriormente. Questo invece è riducibile, perché il numeratore e il denominatore hanno un fattore comune che è diverso da 1. Lo stesso si fa con le frazioni dove sopra e sotto ho monomi, polinomi e via dicendo. Prima devo scomporre i fattori se ci riesco. Qui non potrei, per esempio. In molti casi è possibile scomporre i fattori e semplificare le parti comuni. Stesso principio. Sei. Quindi l'altra volta che avevamo, non ricordo, fare ax più x eccetera eccetera eccetera, qui c'è x in due parti, questo è un fattore comune, questo posso scriverlo come x è qua, massimo comune divisore tra i due è x, ax diviso x fa, x diviso x fa 1.
Tutto chiaro? Questo sul libro lo trovate a pagina 105. Sta per suonare, ci fermiamo qua.